Buongiorno e ben ritrovati alla strategia del 4 agosto 2024. Oggi, come un po' tutti hanno già fatto, parlerò, anche se un po' in ritardo, delle Olimpiadi, questa edizione delle Olimpiadi che è iniziata con una carnevalata, con una sorta di gay pride, con questa manifestazione iniziale dedicata un po' al mondo trans, che rappresentava poi, fra l'altro, in maniera blasfema il ritratto di Leonardo da Vinci dell'Ultima Cena di Gesù. L'autore di questo scempio per le Olimpiadi, anche perché ha messo in scena cose e valori che non hanno niente a che fare con le Olimpiadi, con lo sport, è stata appunto la sua discolpa il fatto di dire che si trattasse di una cena fra gli dei, con al centro, potete vedere, Apollo, rappresentato da questa donna obesa, e poi altre divinità, comunque tutte femminili, cioè voglio dire, comunque nel pantheon greco degli dei ci sono uomini, donne principalmente, deità maschili e femminili, qui tutto è misto, insomma, ci sono solo uomini transgender, trans o drag queen. E con al centro Apollo, che insomma la rappresentazione più importante della mascolinità, perché è legata al dio Sole, è rappresentata da una donna, fra l'altro a livello ormonale completamente sfasata, perché è obesa. Quindi voglio dire, comunque, anche se lui si riferisse poi con questa sorta di ultima cena, l'autore, ecco, si riferisse alle deità greche, ad ogni modo ha portato anche un annientamento alla cultura greca, quindi alle deità greche, e quindi ha portato comunque un affronto a quella che è la nostra cultura, sulla quale si basa le Olimpiadi, quindi la cultura greca, e dalla quale poi nascono tutte le altre culture, alla quale poi si appoggia quella romana, e poi da lì arriviamo al cristianesimo. Comunque sappiamo che tutte le deità, tutte le divinità greche, che poi sono le divinità primordiali che si trovano nell'astrologia, dalla quale nascono tutte le religioni, dando uno schiaffo, diciamo, alla cultura greca, creando blasfemia anche in quelle che sono queste divinità antiche, si è comunque attentato indirettamente anche alla religione cristiana, perché tutte le religioni vengono da queste divinità antiche, le quali sono legate all'astrologia, e l'astrologia è uno dei principali mezzi primordiali di parlare con il divino. Quindi, ad ogni modo, qualsiasi sia questa rappresentazione, che rappresenti l'ultima cena o che rappresenti una cena, ecco, un altro ritratto che è una cena fra le divinità greche, dove poi appare Dioniso o Bacco, ad ogni modo è un attentato in ogni caso alla nostra cultura, alla nostra cultura religiosa e spirituale, apportando appunto la cultura del nulla e del transgender, che poi è quella del transumanesimo. Infatti oggi andremo a vedere come queste Olimpiadi, il perché di queste Olimpiadi sono connesse al transumanesimo, il messaggio principale di queste Olimpiadi è connesso al transumanesimo, e come lo sport si evolve nel tempo fino ad arrivare allo sport ai giorni d'oggi, e allo sport come si sta presentando, come ce lo stanno manifestando sotto questa vetrina le Olimpiadi, e come si evolverà. Ecco, vedremo negli ultimi forse 6.000 anni come lo sport si è evoluto nel tempo, e perché questa vetrina dei giochi olimpici ha fatto così scalpore, e quale messaggio ci vuole portare, per quali motivi astrologici e per quali motivi pratici, verso dove appunto lo sport avrà tendenza ad andare nel nostro futuro, in base a quello che è stato nel passato e in base appunto alle ere astrologiche. Andremo quindi ad analizzare quello che è successo con le Olimpiadi, perché sono delle Olimpiadi che hanno fatto così tanto scalpore, hanno fatto parlare di sé quasi per il loro livello provocatorio, e daremo una spiegazione a livello astrologico, non con i transiti, non entreremo nei dettagli, ma vedremo la cosa da un punto di vista più macro-astrologico.
scopico a livello astrologico, però più a livello, ad un livello macroscopico dell'astrologia, quindi più un qualcosa legato alle ere e alle valenze delle ere. Ecco, ma prima di iniziare lanciamo la sigla, così avete il tempo di mettere like, di cliccare sulla campanellina se volete essere aggiornati sull'uscita di ogni nuovo video, di condividere il video alla fine se vi è piaciuto e di mettere like e di abbonarvi al canale. Enrico, c'è l'AstroTG per parlare delle Olimpiadi. Parliamo anche di quello che è avvenuto con la vicenda di Imane Khelaifi e il transgender o ipersessuale, che dir si voglia, e il match, diciamo, alla quale la nostra combattente di pugilato Carini, italiana, ha deciso di rinunciare dopo 43 secondi di match, perché appunto i colpi di Imane Khelaifi erano troppo forti, e lei gridava appunto: non è giusto perdere in questo modo, con dei colpi che fanno troppo male e per i quali potrei infortunarmi. E quindi questo, ecco, la tematica transgender, per dire che questa tematica non è stata soltanto di copertina, ecco, delle Olimpiadi, ma è venuta anche negli incontri veri e propri. Poi un incontro dove appunto la separazione uomini-donne è importante, come quello del pugilato, dove anche gli stessi uomini o le stesse donne che fanno pugilato devono essere, diciamo, disposte o messe a combattere e suddivisi in base ai loro pesi, alle loro altezze. Quindi, ecco, soprattutto nella boxe è molto importante che uomini combattano con uomini, donne con donne, e soprattutto che siano dello stesso peso. Qui in realtà addirittura si è proprio trasformato il tutto, mettendo a combattere un transgender con una donna. Ora, ovviamente la questione è molto più complicata di così, è molto strana, non si riesce a capire dove sia la verità, perché in realtà si dice anche che Imane Khelaifi in realtà è una donna ipersessuale, quindi già è diverso. Ma anche se così fosse, comunque, ecco, non poteva combattere con dei livelli di testosterone così alti, per lo stesso motivo che, così come ci sono controlli, soprattutto nella box, misure, anche i pesi, ecco, nella box oppure nell'MMA, i pesi degli atleti devono essere proprio perfetti, devono non solo essere della stessa categoria di peso, ma avere un certo peso, quindi per questo prendono le misure sulla bilancia. Quindi ovviamente nella questione della sessualità poi invece influisce molto il livello di testosterone, quindi tutto deve essere calibrato, al di là dei discorsi che possono essere considerati omofobi o a favore dell'inclusione. Ecco, non si può scherzare, diciamo, nel mondo della boxe, soprattutto proprio per motivi di sicurezza, con queste, insomma, inattenzioni, se vogliamo, che poi sono inattenzioni volute completamente di tipo propagandistico. E la propaganda consiste nel fatto che poco importa, ecco, che Imane Khelaifi fosse uomo transgender o nata donna, perché ovviamente ci sono foto che girano online di lei quando era piccola, però ovviamente una bambina piccola non è riconoscibile, non si sa se possa essere veramente, si possa trattare di Imane Khelaifi. Altre riprese dove lui o lei, vestita da maschio, parla al maschile, ed è vestita da uomo. Alla fine la cosa rimane ambigua, però al di là di tutto, se effettivamente Imane Khelaifi fosse effettivamente donna, una donna ipersessuale, comunque non poteva partecipare con
con queste caratteristiche fisiche, proprio perché nella box tutto deve essere molto regolamentato. Infatti, spesso in altre competizioni non è stata accettata. Invece, qui, durante le Olimpiadi francesi, le cose funzionavano un po' diversamente, quindi è stata accettata. Quindi i parametri erano un po' diversi. Probabilmente erano diversi proprio per permettere questo enorme dibattito. Che fa propaganda, appunto, come dicevo, perché magari se Imane Khalif fosse effettivamente una donna, semplicemente con un'abbondanza di testosterone, ci mette, ci dà l'idea di pensare, ecco, chi siamo noi nel giudicare cos'è il sesso, perché il sesso è così vario e quindi non possiamo più continuare a fare anche nello sport discriminazioni in base al sesso. Quindi è un modo intelligente di introdurre l'inclusione a tutti i costi. Sarebbe stato troppo facile mettere un vero trans. E la cosa sarebbe stata evidentemente scorretta, mettendo invece un ipersessuale fatto passare come trans, ecco perché sono stati da subito molto chiari sulla cosa, quindi ovviamente tutti i complottisti o tutti quelli che sono contro questa propaganda dell'inclusione a tutti i costi hanno sbraitato, troppo in fretta, dando a Khalif del transessuale, quando magari non è così, anche se ancora non si sa, ma è una semplice donna ipersessuale. Quindi questo ha portato ha gettato un velo di vergogna su chi giudica il transgender quando ancora non si tratta di transgender. E ci fanno ragionare queste cose su quanto sia difficile delineare la sessualità anche in natura. Quindi una donna ipersessuale noi la consideriamo in maniera un po' razzista, se vogliamo, o secondo i nostri metodi, di considerazione poco inclusivi e arcaici, la consideriamo un trans solo perché assomiglia a un uomo. Ecco, quindi è stata gettata vergogna su chi ancora non crede nell'inclusione. Loro ne sono usciti puliti, chiunque ha organizzato questa farsa, per dire noi abbiamo rispettato, abbiamo fatto combattere donne con donne, però siete voi quelli che portano pregiudizio. Quindi a questo punto, in realtà, voi vi rendete conto che anche una donna, nata donna, può avere caratteristiche maschili. Quindi, ecco, l'importante con questa sceneggiata era semplicemente di portare confusione, far cadere le ultime, barriere che l'uomo possa mettere nei confronti della non inclusione e dare il via, all'idea che dobbiamo andare verso una società inclusiva, e inclusiva non dell'omosessualità, ma semplicemente ma proprio del transgender, della trasformazione, della libertà di potersi trasformare. E da qui andiamo verso il transumanesimo, la nuova economia fatta di trasformazioni fisiche, sia per cambiare di sesso, ma anche per migliorare l'uomo, quantunque si tratta di un uomo che magari per altri motivi, anche per motivi medici, possa risultare in qualche modo svantaggiato o handicappato, nascere handicappato, diventare handicappato a causa dello stile di vita o della stessa scienza medica, o magari diventare malato cronico, handicappato, proprio per le trasformazioni subite, magari anche per andare più verso quelle che sono le sue tendenze sessuali. Quindi una nuova economia, come ho detto sempre, che si svilupperà con Plutone in acquario, nel ventennio di Plutone in acquario, che darà il via alla nuova era dell'acquario e che avrà a che fare con lo sfruttamento non più dell'uomo sul territorio, sulle risorse, ma dell'uomo sull'uomo, della scienza sull'uomo. La nuova, materia prima sulla quale consumare, guadagnare, sarà lo stesso uomo. L'uomo che non sarà più ricco, che come dice l'Agenda 2030, sarà povero, non possederà più niente, ma sarà felice. E perché sarà felice? Proprio grazie alla tecnologia che verrà implementata all'uomo. Quindi sia per cambiare di sesso, sia per rimettersi in sesto fisicamente quando si è afflitti da gravi handicap. Ma infatti le
la vetrina dei Giochi Olimpici 2024 in Francia non era solo una vetrina transgender, ma vi era anche una seconda vetrina che magari non si è vista molto in Italia, ma io che vivo qui a Parigi, girando nei metro, me ne sono reso conto, ed è la vetrina degli sport paraolimpici. In realtà nei metro francesi vi erano tante pubblicità legate alle Olimpiadi, ma non di atleti in piena forma o in piena costituzione fisica, ma di atleti con handicap, quindi in sedia a rotelle, con protesi alle gambe, protesi alle mani. Diciamo che questa pubblicità, che poteva essere sia legata ai giochi olimpici e paraolimpici, oppure pubblicità di altre di marche sportive, ad esempio come la Nike, che avevano tutte come principali attori, principali fotomodelli, degli atleti con handicap, con protesi e quant'altro. Diciamo che almeno un 50%, se non di più in realtà, o comunque lo spazio più grande, perché poi i tabelloni, i cartelloni pubblicitari più grandi erano di questo tipo, cioè quindi di atleti del panorama paraolimpico, quindi su sedie a rotelle o con protesi, erano veramente al primo piano. Secondo me superano sicuramente il 50%. E infine poi c'è la frase di questo sponsor, dei giochi paraolimpici, che dice: non ci manca niente, come dire, a noi non manca niente del nostro fisico, non manca niente, chi ci manca siete voi, gli unici a mancare siete voi, cioè inteso come a mancare per sostenerci, per sostenere gli sport paraolimpici, ma magari può essere anche una sorta di minaccia velata del nuovo ordine mondiale: ci mancate proprio voi, cioè noi abbiamo parti del corpo mancanti, ma mancate voi ad essere un giorno come noi, dopo i vari sbracciamenti che sono stati fatti, che hanno modificato sicuramente il nostro DNA, e già era successo in tempo passato nella storia con, ad esempio, alcuni sbracciamenti sulla spagnola, riguardo il virus della spagnola, dove in seguito ci sono state magari, ecco, decessi, oppure cambiamenti, modifiche nel DNA e nascite, insomma, di persone con problemi fisici, ecco, senza andare troppo oltre per non infastidire l'algoritmo di YouTube. Ecco, quindi introdurre nello sport l'idea del trasformismo, del transgender, dell'inclusione del transgender e dell'inclusione dell'handicap. Andremo a vedere perché questo avviene con Plutone in acquario, questo lo sappiamo, ecco, perché si tratta di un nuovo controllo dell'umanità per portarla verso una nuova economia, come ho detto prima, di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, un uomo che sarà felice di fare del proprio corpo quello che vuole, di essere autentico come vuole, come vogliono le valenze dell'acquario, ma come vogliono anche le valenze del leone, perché qua parliamo di entrare nell'era dell'acquario che ha per opposto il leone. Vedremo come le due cose sono affine, una non va senza l'altra. Diciamo la voglia di manifestare la propria unicità è tipica del leone, ma anche dell'acquario in maniera diversa. Un'unicità da una parte leonina, che è quella di mostrare quanto si è padroni e unici, padroni di se stesso, per mostrare quanto si è in un certo senso i numeri uno, è una mania invece di protagonismo acquariana, che è quella di mostrare quanto si è unici in quanto capaci di essere utili alla società e di quanto la nostra unicità sia utile non a noi stessi, al nostro ego, ma alla società. Ovviamente la causa transgender e la causa legata alla robotica, alla trasformazione, sono una causa acquariana, perché appunto è utile socialmente, perché va a risolvere quelli che sono i problemi della sovrappopolazione, quelli che sono i problemi legati alla distruzione dell'ambiente a causa della troppa popolazione. Quindi diventare degli esseri, trasformisti, che magari poi non possono, a causa delle loro trasformazioni, avere figli e quindi magari andare verso la sterilità, è un qualcosa di utile. Io con la mia unicità e con la mia responsabilità sono utile a me stesso, all'ambiente, agli altri, includo gli altri nella loro diversità, e quindi è un messaggio che viene fatto passare per positivo.
Ed è un controllo sulla sessualità, ma da sempre, ecco, nei secoli, l'uomo ha, diciamo, il potere, ha controllato la sessualità delle persone. E questo era utile, ovviamente, al controllo della società e della demografia. Infatti, pratiche che venivano fatte, in un certo senso, anche di trasformismo sul corpo umano, avvenivano proprio o avvengono ancora in alcune regioni del mondo, sul sesso, sulla sessualità. Si può pensare, ecco, anche se non è questo l'esempio giusto, ai veli che vengono usati per le donne. Nell'Islam, i veli integrali che coprono completamente la donna nella sua sessualità, però questo ovviamente no, è una sorta di trasformismo nel look, nell'aspetto. Poi ci sono trasformismi proprio che vanno a incidere nella carne, diciamo, il volere dei potenti attraverso magari la religione, attraverso delle scusanti religiose, come ad esempio si può pensare nella pratica dell'infibulazione, dove la donna, ecco, viene privata diciamo, di quella parte importante per il suo piacere e quindi viene in un certo senso disinteressata dal sesso e questo va a fare una sorta di freno alla riproduzione uomo-donna senza limiti in un certo senso e quindi occorre attraverso poi la religione e la società incanalare l'energia sessuale umana verso in un modo, diciamo, produttivo e utile alla società. La stessa cosa per gli ebrei per alcuni musulmani, il rito, che poi è un rito religioso a cui spingono i loro genitori, i propri figli maschi, con l'incisione del prepuzio, per fare in modo, ecco, si va anche in questo modo ad agire, a cambiare la sessualità, per magari rendere meno produttiva, ecco, meno forte, se vogliamo, la propensione sessuale maschile, e quindi anche lì si va a incanalare l'atto sessuale verso un qualcosa di utile alla società. Non tutti devono usare insomma, il sesso per il divertimento, per il piacere, ma deve essere usato a fini, in un certo senso, religiosi, nobili, per essere consacrato alla giusta donna, a quella donna con il velo, quella donna casta, quella donna che magari tu potrai poi conquistare con i quali i genitori saranno. Per i quali i genitori saranno d'accordo del vostro matrimonio, quindi tutto deve essere impacchettato e canalizzato, e per farlo bisogna anche incidere, proprio andare a tagliare lì dove ci sono le nostre parti più intime, diciamo, tagliare, incidere la sessualità, la stessa cosa che avviene con il transgender, con la differenza che non è più qualcosa di religioso, anzi è quasi, come potete vederlo da questa rappresentazione, un qualcosa di satanico, antireligioso, perché appunto è la tendenza attuale, noi andiamo verso l'era dell'acquario, che è l'era prometeica, luciferina, no? E quindi l'uomo comunque non crede più nella scienza nell'era dell'acquario e quindi le religioni non possono essere più da collante, non possono fare più da calamita verso le persone che vogliono fare delle modifiche al proprio corpo e siano funzionali al volere della società. I genitori non mandano, a parte i musulmani, ecco, non manderanno i propri figli a fare un qualcosa, a provocare un'incisione, una mutilazione di qualche tipo per un volere religioso, ma possono farlo ora per un volere più umano, legato all'inclusione, legato alla diversità, legato alla sessualità, anche al bello della diversità e della sessualità, non sapendo che però in realtà vanno comunque a intaccare, sempre per motivi sociali che vengono dall'alto, la propria sessualità a scopi, diciamo, prettamente legati a quello che si vuole fare della società, cioè in questo caso controllarla demograficamente, così come è sempre stato, ma in questo caso ancora di più, ci vuole qualcosa che faccia ancora più presa, perché non solo si vuole controllare demograficamente la società, ma la si vuole far diminuire. In una società fatta di 8 miliardi di persone, bene, questa società vuole essere fatta diminuire. Ora, ecco, questa diatribia che avviene per il passaggio all'era dell'acquario fra i valori acquario-leone è un qualcosa che si può vedere nello sport.
dove appunto lo sport diventa un qualcosa per includere l'altro, non è più una manifestazione della propria imponenza fisica leonina, ma bisogna includere appunto i transgender e gli handicappati. Quindi questo è un, per farvi capire come, ecco, quale piega sta prendendo lo sport e perché sta succedendo tutto questo, e ce l'abbiamo tutti sotto gli occhi nelle Olimpiadi. Bene, lo sport deve essere un qualcosa di inclusivo per l'era dell'acquario, e dove non viene più, diciamo, rispettata la padronanza o la regalità dell'essere umano, il fatto di essere padroni al 100% del proprio corpo, della propria forza, della propria integrità, ma la propria integrità, simbolo delle Olimpiadi, la propria potenza, che era un'espressione leonina delle Olimpiadi, che poi vedremo nascono in un altro segno di fuoco, che è quello dell'ariete, bene, deve essere trasformata, deve essere cambiata in funzione dell'inclusività, della differenza di quanto può essere diversa una società, cioè di persone che non hanno per forza una certa sessualità mascolina leonina, lo vediamo appunto da questo Apollo femmina e obeso. Ecco, questa è la manifestazione di quanto le Olimpiadi nell'era dell'acquario non sono più quella manifestazione di forza, quella manifestazione mascolina tipica del leone, del segno del leone e del suo governatore il sole. Quindi il sole, ecco, è una donna obesa, quindi non è più un uomo, ma è addirittura una donna, ma in più una donna senza delle capacità fisiche. E tutto questo deve essere incluso nello sport, perché andremo appunto con Plutone in acquario anche verso un degrado della fisicità dell'essere umano, uomo, donna che sia, e anche verso un trasformismo sessuale, sempre per i motivi che abbiamo detto, sempre motivi voluti dall'alto. E questa diatriba degli opposti, diciamo leone-acquario, lo si vede nello sport, ma in questo periodo lo stiamo vedendo anche in alcune notizie, in diverse notizie che stanno apparendo, tipo ad esempio, ecco, il fatto che in Spagna, durante le vacanze di alcuni turisti in Spagna, alcuni diciamo esponenti o manifestanti contro, insomma, il cambiamento climatico, hanno cercato di cacciare via i turisti sparandoli con delle pistole ad acqua. Ecco, anche qui si può vedere la diatriba degli opposti leone-acquario, che si manifesta molto durante l'estate, perché l'estate è il mese del leone, quindi il mese in cui l'uomo spensierato pensa a se stesso, lascia il lavoro, si occupa semplicemente di se stesso, del proprio di godersi le vacanze, di spendere anche e farlo come vuole, quello che è stato tutto un anno di attività produttiva, e in estate appunto l'uomo vuole andare in vacanza, vuole spendere, vuole viaggiare, vuole manifestare se stesso, la propria libertà, tutti i valori leonini che vengono attaccati ora che l'estate avviene nell'era dell'acquario. Quindi abbiamo da una parte chi vuole rimanere ancora nell'idea della vacanza, del viaggio, della spensieratezza, dall'altra parte chi invece non capisce questi valori e si mette a manifestare con delle pistole ad acqua sparando i turisti, mostrando che ci sono valori più importanti, che sono quelli di una società che è attenta ad alcune, diciamo, all'ambiente, al clima. Si tratta di un crescente odio verso i valori leonini, verso i valori del leone e del sole. È anche una paura di quelli che sono questi valori. Infatti ora noi abbiamo paura dell'estate, abbiamo paura del sole, abbiamo paura del troppo caldo, abbiamo paura che si tratti di un cambiamento climatico che porterà verso un'apocalisse, di un sole che ormai non è più là per riscaldarci, ma ci fa paura. E questo è proprio un sintomo, ecco, che stiamo entrando nell'era dell'acquario, perché ora all'uomo, all'umanità fa paura il sole, fa paura tutto quello che ha a che fare con l'opposto dell'acquario, quindi del leone. Quando in realtà l'uomo, prima che avvenisse negli ultimi millenni questa evoluzione tecnologica, che magari ha permesso anche all'uomo di spostarsi sempre più a nord e di poter vivere tranquillamente in inverno grazie alla tecnologia che permette di riscaldarci,
Bene, quanto più ora ci spostiamo dall'era dei pesci all'era dell'acquario, questa cosa diventa, questa sensazione di predominio sulle leggi fisiche del mondo da parte dell'uomo è forte, e quindi l'uomo si sente capace di poter vivere senza il sole, poter vivere in inverno, poter essere tranquillo in casa durante l'inverno. E temere invece l'estate, temere quell'estate che ci può portare degli infarti, ci può portare un soffrire il caldo, e può portarci proprio verso una fine del mondo dovuta al riscaldamento climatico. Quindi si temono le stagioni calde. Quindi ecco, il mondo sta cambiando, e quindi, ritornando all'argomento principale, anche il mondo dello sport. Avevo fatto tempo fa sull'Astro TG questo articolo riguardo i mondiali del calcio 2022, dove avevo fatto vedere come lo sport si è evoluto nel tempo. E ne parleremo, ecco, in quest'ultima parte dell'Astro TG di oggi, e possiamo vedere che prima del 1400 avanti Cristo vi era uno sport che aveva origini ben più antiche, ecco, probabilmente intorno al 3700 avanti Cristo, nella società dei Maya nacque questo sport, probabilmente. Ecco, comunque, in ogni caso, prima del 1400, quindi molto prima di 2000 anni prima di Cristo, quindi stiamo parlando dell'era del toro. Bene, nell'era del toro c'era questo sport che si chiamava la pelota, cioè che ora chiamano, ecco, perché nel Sud America adesso si parla più che altro spagnolo, e soprattutto in Messico, perché era più che altro situato in Messico, era uno degli sport più sviluppati nel mondo, anche prima delle Olimpiadi. Ovviamente non si conosceva in Europa, però era uno sport molto importante in Sud America, era la pelotas del Centro America, che era appunto giocata, era uno sport giocato dai Maya, uno sport d'équipe, un'équipe si scontrava contro l'altra, con un pallone molto pesante, perché era un pallone fatto con una resina d'albero, un qualcosa di gommoso che pesava 4 kg, ed era uno sport legato comunque alle lunazioni, aveva un lato, diciamo, ancestrale legato all'astrologia, e le due squadre rappresentavano qualcosa di mistico, perché erano due opponenti, due squadre che si opponevano, ma che in realtà incarnavano le forze del bene e del male, dell'oscurità e della luce, e il tutto il gioco era legato poi ai cicli di luna e sole. Quindi era uno sport che connetteva l'uomo alla spiritualità e alla terra, quindi al proprio corpo su terra e agli astri. Ma parlo del ma il corpo, diciamo, in questa disciplina Maya era importante, perché questa palla si poteva toccare con tutto tranne che con i piedi e con le mani. Quindi non si poteva calciare, non si poteva lanciare con le mani, anche se qui vediamo nella figura, ecco, magari quando veniva lanciata per la prima volta, essere messa in gioco, la palla veniva lanciata con la mano, però in seguito doveva essere, non so come facevano, ho visto, perché alcuni lo giocano anche ora, in alcune manifestazioni storiche, però con una palla meno pesante, però questa palla doveva essere lanciata da un'equipe all'altra equipe attraverso, ecco, si poteva usare la testa, o si poteva usare i fianchi, le ginocchia, il petto, tutto il corpo, quindi tutto quello che ha a che fare con elementi del toro, quindi la fisicità, il corpo tutto, e la spiritualità che lega il corpo. Poi, ecco, il toro è un segno molto spirituale, governato da Venere, ecco, questa pelota messicana mi dava proprio di uno sport nato intorno al 3000 avanti Cristo e 2000, no, 4000 avanti Cristo e 2000 avanti Cristo, che ha, diciamo, delle valenze taurine, proprio perché viene giocato con tutto il corpo, e ha un qualcosa di molto fisico e legato al trascendentale, e era anche violento in un certo senso. Procurava lacerazioni del corpo, alcuni morivano per la pesantezza di questa palla, ma soprattutto si moriva alla fine, probabilmente, se non ricordo male, la squadra perdente era poi condannata a morte, come tanto piaceva fare ai Maya.
Inoltre, questa palla, ecco, veniva giocata con le due squadre in un corridoio con delle mura spioventi ai fianchi, ai lati di questo corridoio, e sulle mura spioventi da un lato e dall'altro vi era una sfera nella quale si poteva ottenere tantissimi punti se una delle squadre riuscisse a far entrare in questo canestro, che però non era un canestro perpendicolare ma orizzontale, senza filetti, senza rete, di pietra ovviamente, e questa palla ogni tanto poteva, anche se molto difficilmente, la si poteva riuscire a far passare attraverso questi canestri, appunto, conferiva alla squadra molti punti, alla squadra che poi magari probabilmente avrebbe più facilmente vinto. Ecco, quindi lo sport più antico che sono riuscito a trovare è proprio questo qui della pelotas sudamericana, che era lo sport più praticato prima delle Olimpiadi. Ecco che poi effettivamente nell'era dell'Ariete, anche se molto molto in là, diciamo, le Olimpiadi nascono nel 700 a.C., quindi quasi verso la fine dell'era dell'Ariete, e allo stesso tempo si sviluppano anche a Roma uno sport molto più violento, che è quello praticato dagli schiavi romani, che è appunto quello che conosciamo tutti, con i combattimenti dei gladiatori. Allora, è vero che le Olimpiadi e i combattimenti dei gladiatori fanno molto arietino, perché comunque nelle Olimpiadi greche, che nascono in Grecia, viene, diciamo, messo in primo piano l'atleticità, la fisicità dell'uomo, quest'uomo che sfida quasi gli dèi grazie ai suoi poteri. Ecco, vedete in questa foto come la muscolatura, l'atleticità, la capacità di fare diversi sport che mettono alla prova il proprio corpo è un qualcosa di tipicamente aretino. La sportività è un qualcosa di aretino, anche leonino. Ma soprattutto vi è la concezione di violenza poi con i gladiatori. Ecco, quindi è un qualcosa che si sviluppa proprio verso la fine dell'era dell'Ariete, che poi viene fatta finire, perché sia le Olimpiadi che diciamo, i combattimenti fra gladiatori finiscono poi poco dopo l'ingresso nell'era dei pesci, poco dopo l'anno zero. I giochi dei gladiatori continuarono fino al 400 d.C. e nacquero più o meno un po' dopo le Olimpiadi, che nacquero esse nel 700 a.C. Quindi nel 700 a.C. nacquero le Olimpiadi, nel 264 a.C. nacquero i giochi dei gladiatori. Ecco, precisamente nel 393 d.C. finirono le Olimpiadi e nel 404 d.C. finirono i giochi dei gladiatori. Quindi questi sono dei giochi, cioè un primo sport europeo, cioè la prima volta che in Europa si dedica così tanta importanza allo sport. Ecco, prima dell'Europa erano proprio, diciamo, questo gioco della pelotas sudamericana, che erano stati i primi a dare così importanza allo sport nell'era del toro, e per la prima volta verso la fine dell'era dell'Ariete, e dura molto poco, con i gladiatori e le Olimpiadi, vi è questa rinascita dell'importanza dello sport, che è uno sport principalmente violento e aretino con i gladiatori, o dell'esibizione delle proprie capacità fisiche, ostentare la propria, come degli dèi, ecco, dell'Olimpo, ostentare la magnificenza dell'uomo, delle prestazioni fisiche e sportive dell'uomo. E qui già usciamo dall'idea del gioco di squadra, perché nel toro c'è più unione, ecco, governato da Venere, quindi che governa anche la bilancia, quindi vi è l'idea di partecipazione, mentre nell'era dell'Ariete vi è semplicemente lo scontro sanguinario con i gladiatori, o la prestazione dell'uomo singolo ai propri limiti. Ecco. Nel frattempo, però, ecco, negli altri 2000 anni in Europa, i restanti 2000 anni, perché appunto le Olimpiadi sono nate nel 700 a.C., dal 2000 al 700 a.C., ecco, facendo una ricerca, diciamo, i giochi sportivi più importanti erano semplicemente la corsa, il tiro con l'arco e la lotta. Quindi comunque la lotta è al primo posto, quindi comunque la lotta rientra sempre nelle valenze arietine, o comunque il tiro con l'arco, quindi si tratta comunque di
infliggere danni, no? Con il tiro con l'arco, erano questi i due sport più importanti prima delle Olimpiadi, a parte poi la corsa, che comunque è una sorta, un qualcosa di solitario, dove l'uomo si spinge al massimo i propri limiti con la corsa. Ecco, quindi prima delle Olimpiadi vi era corsa, lotta e tiro con l'arco. In seguito con le Olimpiadi, ecco, la cosa diventa un po' più ampia, ma le Olimpiadi nascono proprio alla fine dell'era dell'ariete. In seguito vengono abolite poi le Olimpiadi, quando poi arriva il cristianesimo, ecco, proprio il cristianesimo che abolisce le Olimpiadi e i giochi dei gladiatori, e in più quando i conquistatori spagnoli vanno in Sud America aboliscono anche il gioco della pelotas, considerato magari pagano e violento, così come erano considerati pagani e violenti le Olimpiadi o i giochi dei gladiatori. Ed è così che poi molto più in là, nel 1860, nascono i giochi del calcio, nasce il gioco del calcio, che probabilmente si sostituisce al rugby, che nel frattempo era già diventato importante. E poi il gioco del calcio sappiamo che diventa la cosa più importante. Allora vediamo come nell'era dell'ariete, diciamo, ciò che era più importante era la fisicità, l'energia. Nell'era del toro era proprio il corpo, il cooperare fra due squadre e l'utilizzo di una palla, sì, ma con il corpo, cioè con l'utilizzo del corpo. Quindi l'importante era il corpo, la connessione del corpo con la terra e il cielo, e la palla con cui si giocava, quindi questa abilità di colpire la palla con il corpo. Mentre nell'era dei pesci ritorna la palla come elemento molto importante dello sport, ma viene utilizzata attraverso i piedi, quindi sappiamo che i piedi è la parte del corpo del segno legata al segno dei pesci, quindi molto particolare questa cosa. Ora veniamo ai giorni d'oggi, all'era dell'acquario, e vediamo come la possiamo collegare a quello che abbiamo detto con il transgender, con insomma col gender fluid, con la questione degli atleti con handicap. Ebbene, sì, questo fa parte dell'era dell'acquario, nel senso che lo sport nell'era dell'acquario diventa finalmente uno sport inclusivo, di collaborazione, perché ovviamente gli sport prima dell'era dell'acquario erano un qualcosa legato alla competizione, ecco, un po' più collaborativi nell'era del toro e nell'era dei pesci, un po' più individualisti e violenti nell'era dell'ariete, però erano tutti sport che avevano a che fare con la forza fisica, insomma, con la prestazione un po' egoica in un certo senso. Ecco, già nell'era dei pesci vi è un po' più lo spirito di squadra. Nel glifo dei pesci sono i due archi uniti da un trattino, quindi si può immaginare due squadre che giocano uno contro l'altra per un ideale, ecco, se vogliamo, ma si gioca con i piedi. Quindi ecco, nell'era del toro e dei pesci vi è più il senso della squadra, quindi della collettività, ma sempre a livello antagonistico, conta chi è più forte, chi ha delle capacità. Nell'era dell'ariete mancava proprio il senso di squadra, era più veramente la propria forza contro l'altro. Nell'era dell'acquario non solo può tornare il gioco di squadra, anche se può essere che, essendo un segno d'aria, potrà agire forse come il segno di fuoco ariete, dove non conta più lo scontro fra due squadre, che magari può essere visto anche come violento, e vedremo che probabilmente l'era dell'acquario vuole eliminare ancora di più questo senso di scontro e di violenza o di competizione, ma inoltre potrebbe venire a mancare il concetto di dover essere per forza in una forma fisica. Già consideriamo che prima lo sport era legato all'uomo, non c'era lo sport femminile, quindi cioè chi faceva sport era colui che poteva dare il massimo della propria prestanza fisica, quindi la donna era tagliata fuori. Nell'era dell'acquario, non solo già iniziata, nell'era dei pesci sono cominciati a nascere gli sport femminili, ma in più lo sport diventa un qualcosa di inclusivo, quindi ovviamente deve includere l'uomo e la donna, e quindi qua veniamo all'idea che anche nello stesso sport possono competere uomo e donna. Però qui siamo ancora con la vicenda di Califa a degli abbozzi di questa nuova era, dei tentativi malandati che servono più che altro come propaganda, perché effettivamente un uomo non può prendere a botte una donna.
però è stato introdotto appunto questa idea dell'inclusione, questa idea dell'inclusione che poi nell'era dell'acquario potremmo parlare più che altro di sport collaborativi, di collaborazione, dove, ecco, se un uomo non può spugnare, non può prendere a pugno una donna, però magari un'equipe uomo-donna potrebbe combattere con un'altra equipe uomo-donna, ad esempio, oppure magari si può andare oltre, si può trovare anche un incontro di pugilato dove si può trovare veramente un uomo e una donna che veramente abbiano, anche poi grazie alle conoscenze scientifiche, si può capire che hanno veramente delle capacità simili e quindi mettere a combattere anche un uomo e una donna, un trans e una donna, un trans e un trans, se grazie alla scienza si può capire veramente la potenza magari dei loro pugni, la potenza, ecco, quindi l'introduzione anche della scienza e della tecnologia nello sport, che permetterà l'inclusione massima di uomo e donna. Ma poi non c'è solo la problematica uomo-donna nell'inclusività, ma vi è anche la capacità, il più capace e il meno capace. E quindi lì può nascere l'idea di includere gli handicap, e quindi non più relegare gli atleti handicappati alle paraolimpiadi, ma creare dei nuovi sport che possono vedere la collaborazione fra uomo, donna, chi è più forte, chi è più debole, chi è metà e metà, chi ha delle alterazioni fisiche, che però aiutato dai suoi compagni di squadra o dalla tecnologia o dai mezzi o dalle protesi potrà in qualche modo giocare. Quindi questa unione, questa uguaglianza acquariana, questa giustizia estrema sociale che vorrebbe portare diciamo l'acquario con le valenze acquariane, può trasformarsi in uno sport, in sport di questo tipo, dove non vedremo più questi obbrobri, questi pestaggi come c'è stato fra Imane Khalifi e la Carini, ma un qualcosa di più regolamentato. E non è per forza un qualcosa di negativo, ecco, ovviamente sarà negativo come si arriverà a questo, perché magari a causa di Plutone in acquario ci saranno sempre più persone che avranno bisogno di protesi, che avranno bisogno di migliorare il proprio corpo, proprio perché ci sarà questo andare verso questa economia dello sfruttamento dell'uomo come materia prima. Quindi ecco, ciò che è sbagliato è portare l'uomo ad essere menomato e handicappato e poi rimetterlo in sesto grazie alla tecnologia. Ecco, questo è sbagliato, però l'idea di uno sport collaborativo non è male. Magari nasceranno nuovi sport diversi da quelli che conosciamo oggi, che comprendono una collaborazione fra squadre. Potrà essere anche eliminata l'idea di competizione che è magari troppo legata alla forza, quindi non una squadra contro un'altra squadra, ma una squadra di diversi elementi che devono collaborare per raggiungere un obiettivo, quindi non sfidando un'altra squadra, ma tutti insieme raggiungere un obiettivo. Un po' come tutti questi film che stanno nascendo ultimamente su Netflix, che hanno a che fare con queste persone che vengono messe in un gioco a loro insaputa e insieme, in base alle loro abilità, devono uomini, donne, più abili e meno abili, devono riuscire a salvarsi da una sorta di escape game, per esempio. Ecco, lo sport potrebbe cambiare in questo senso. E questa è una cosa positiva. Quello che è negativo è che magari l'inabilità dell'uomo ad essere tanto competitivo come negli sport precedenti è quasi una inabilità indotta da una società che degrada l'uomo. Ecco, questo è negativo. Però l'idea, magari, ecco, se l'uomo non fosse degradato dalla società acquariana verso la quale andiamo, ma vivesse semplicemente delle proprie differenze, che può essere un uomo più debole, più muscoloso di un altro, più invece più in carne, o una donna che ovviamente è meno potente di un uomo, bene, far collaborare queste differenze, però sempre di persone sane, non menomate, oppure se uno effettivamente nasce, ma non perché viene indotto, ma nasce con delle problematiche, bene che faccia parte anch'esso dello sport in maniera cooperativa e collaborativa, non è male. Cioè, ciò che è negativo è soltanto il fatto di mandarci le persone a forza in quell'idea di menomare il proprio corpo, di trasformare il proprio corpo, di cambiare, e non sempre in meglio,
le capacità del proprio corpo. Però ecco, dei nuovi sport acquariani potranno effettivamente includere queste persone che per volere di qualcun altro o per incidente, perché ci può essere anche che uno diventa disabile a causa di un incidente, non per forza perché ce l'abbia fatto finire la scienza medica o la propaganda trans e transumana. E in quel caso effettivamente non c'è niente di male, però è peccato appunto che alcune persone vengono portate ad essere meno abili a causa della propaganda transumana, per poi essere fatte tornare di nuovo abili grazie alla robotica. Ecco, questo è questo passaggio che ovviamente non è sano. Però l'idea di uno sport acquariano competitivo, cioè collaborativo, non è male, potrebbero nascere sport molto interessanti. Bene, con la strategia di oggi è tutto, insomma vi auguro un buon fine settimana, spero che vi sia piaciuta questa piccola parentesi olimpica e vi do appuntamento alla settimana prossima. Thank you.